un nuovo appuntamento con per un pugno di rifiuti, nona puntata di questa terza edizione, l'ultima per quanto riguarda le due squadre che presenterò tra un po' per il loro girone di qualificazione alla ricerca del secondo posto, quindi le due squadre di quest'oggi nella trasmissione che curiamo in collaborazione con CRCM Sei Toscana, CSI TB e Banca Etruria a livello eh, per quanto riguarda, o meglio, la eh, tematica ambientale e eh, presentiamo le mie squadre come fossero in un ring, alla mia destra, la Mochi di levaneo Fatevi un applauso. Alla mia sinistra, avete già sentito, agguerriti, il Don Milani Castelfranco. Vedete le due squadre insomma già eh, tese verso le domande, andiamo subito a parlare di quello che è il tema della puntata odierna, in particolare riferimento, lo vedrete, allo smaltimento dei rifiuti. Se nella settima e ottava puntata abbiamo introdotto il concetto di compostaggio, oggi andiamo a vedere un altro metodo di trattamento della frazione umida dei rifiuti soldi urbani da raccolta differenziata. Tra l'altro, è proprio la tipologia di trattamento per cui è prevista la realizzazione di uno specifico impianto a Podere Rota da parte di Sei Toscana, cioè il Biodigestore Anaerobico, di cui sono in corso le procedure autorizzative, VIA, alla provincia di Arezzo. Ma la frazione organica è contenuta anche nei rifiuti indifferenziati. Andremo quindi a vedere come questa viene trattata anche grazie ad un video relativo all'impianto di trattamento meccanico biologico gestito sempre a Podere Rota proprio da un altro dei partner di questa trasmissione TBSPA. E quindi questo è l'argomento. E adesso chiamiamo il primo concorrente della Squadra del Mochi di Levane. Aris prego, arriva, entra in studio. Ciao Aris. Ciao. Ciao, sai che a te? Tocca come sempre la presentazione un po' di quella che è la tua scuola. Allora, io, come eh, da tradizione, ti chiedo cosa ti piace, cosa non ti piace della, della tua scuola sotto ogni punto di vista. Cioè, la scuola è un po' da ristrutturare, quindi. Eh... L'avranno ristrutturata poco fa. Sì, però è sempre un po' brutta. Cioè, questa è l'unica cosa che non mi piace della scuola. Però mi piace stare con gli, a scuola con gli amici e divertirmi anche. E per quanto riguarda le materie? Una serie a me mi piacciono alcune e alcune no. Quali ti piacciono e quali non ti piacciono? Matematica, Matematica e ginnastica. Quale ginnastica ti piacciono o no? Mi piacciono. Eh. E non ti piacciono? Italiano, francese e altri. Eh. Va bene, va, va bene, va bene. Questo è Arish per quanto riguarda la scuola uh, di Levane. Abbiamo Tommaso invece come primo concorrente della scuola di Castelfranco. Tommaso, ciao. Ciao. Sei un pochino meno teso rispetto alle prime apparizioni? Sì, parecchio. Parecchio meno. Parecchio. Allora lo sai che ora ti tocca, insomma, parlare della tua scuola. Allora, è, è cadente, diciamo, perché basta, basta una, una scossa di terremoto leggermente le elevata. Eh, perché... Con la scossa di terremoto leggermente elevata ci sta, eh? Vabbè, ma è strutturata male. Ah Però beh. poi mi, mi piace dentro, diciamo, come è fatto. Siete tecnologicamente avanzati dentro? Sì, parecchio. abbiamo tre lavagne multimediali per ogni classe, una lavagna multimediale per ogni classe, e anche alle, a, a, nella sede degli elementari. E che, mh, è le materie preferite? Ah, mi piace di più: è ginnastica, tanta fatica a ginnastica. Infatti, ginnastica, tecnica e, e arti. E poi, quelle che mi piacciono un po' meno sono Massimasia e Francesco. Va qua bene. Normali. Benissimo, ragazzi. Ora sapete quello che vi tocca. Prova pulsanti, Levane. Cazzo Franco. Attenzione al pulsante, mi raccomando. Siete pronti? Ho l'ok. Okay. Ecco quello che dicevamo, ti si è bloccato il pulsante. Attenzione, controlliamo anche qua. Tutto a posto, il bello della diretta è anche questo. E quindi possiamo andare... Con la prima domanda occhio ai monitor, il TMB, il trattamento meccanico biologico A riguarda rifiuti indifferenziati, B, riguarda rifiuti differenziati, C riguarda entrambi di nessuno dei due. La risposta che arriva da Levane, Ars dici: A la A riguarda rifiuti indifferenziati, perché? Perché è quello che ho studiato. <ride> Te Tommaso, che avresti detto? La. Avresti detto la A. Regia, tu che tutto sai. Il TMB che cosa fa? Riguarda i rifiuti indifferenziati, sì. Primo punto per Levane, cambio ragazzi. Il TMB riguarda, intanto che c'è il cambio, il TMB si differenzia Ragazzi, subito vi devo chiedere silenzio, mentre vediamo il punteggio aggiornato dalla nostra regia. Il TMB si differenzia dal compostaggio per il fatto di trattare il rifiuto organico, ragazzi, da raccolta indifferenziata, mentre il compostaggio tratta il rifiuto organico da raccolta differenziata. Il processo comunque è simile. E abbiamo qui uno piccolo. Ciao. Ciao. Sì, sei eh, Michele Bertini e eh... Eh, nulla eh, eh. Eh. mi ci hanno mandato sono qua, sono qua. Eh, a fare domande cioè, risponde eh. è la prima volta che risponde o mi sbaglio sì, sì. hai studiato questo, questo argomento ti piace sì. no. no non mi piace <ride> però studiate studiato Beh, tanto contenti i nostri sponsor ma, <ride> ma a, a casa la raccolta differenziata la fai sì 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 eh, però non mi piace eh. no. Cosa ti piace invece? Eh calcio eh, Ginnastica Giochi a pallone Solo con amici O agonisticamente? Agonisticamente Dove? L'Evane eh, Provinciale o regionale? Mm. Che categoria insomma? Ah giovanissimi B Pro Provinciali In bocca al lupo Andiamo di qua Ciao Ciao Ti sei la prima esperienza Oppure no? Anche te esperienza. Dici di te Quindi presentati uh, Mi chiamo Lucia Più forte Lucia e della scuola mi piace arte e ginnastica, e non mi garba inglese e matematica. E dopo cosa fai? Nulla. No. Metti. Sì. Sì. sì, sì, poi nulla, basta. Va bene, va bene. Già chiaro il, il futuro. Andiamo quindi con la domanda numero due. Ricordiamo Levane 1 Castelfranco 0. La domanda numero 2 dice la FOSSE. La frazione organica smaltita la frazione organica stabilizzata e la frazione organica selezionata di nessuna delle tre. Silenzio, ragazzi. Vai. Eh, la B. È la frazione or originaria stabilizzata? La B. La, eh, tu, che avresti detto? La C. La C è la frazione organica selezionata. Regia, regia, dici la risposta. Perché attenzione, bisogna stare attenti a, a quelli che sono gli aggettivi. La risposta giusta, infatti, è la D. Il punto va ancora a Levane. Perché? Cambio intanto. Perché questa eh, regia, vi chiedo se mi potete rimandare la risposta perché la spiego. Perché si tratta di era un incrocio tra la e la B, ovvero è la frazione organica, quindi come la è eh, stabilizzata come la B. Probabilmente quella originaria, insomma, ha dato eh, origine, insomma, all'errore. Eccoci qua. 2-0, a zero, come potete vedere per eh, Levane, siete già in vantaggio. Ciao. Ciao. Dovevi essere la prima? Come mai hai cambiato all'ultimo momento? Perché c'era Archie. E quindi te, non te la sentivi? Di, ridici il tuo nome? Agnese Fabri. Il cognome lo sai, non importa. Insomma, anche, anche meno formali, che ci racconti di questo periodo nel quale non ci siamo visti? Niente, andava tutto bene. Sì. sì. Hai già deciso dopo? Eh, dopo la terza media. Liceo Classico. A Montevarchi? Sì. Ti piace scrivere? Sì. Più scrivere o più leggere? Leggere, ti lascio. Di qua abbiamo Roberto. Oh, una bella voce, dici di te, Roberto. Sono qui per vincere. Allora, ho un fratello Marco. Lo voglio salutare, ciao, Marco. E... Quanti anni hai? 10 Ci ha dovuto pensare, però, eh, se litighiamo spesso. e lui quindi, ah, gli chiedi anche scusa. Siamo, ah, no, pensavo che si fosse trasformato in Maria De Filippi in questo momento. Qui... Poi, cos'altro ci racconti? Mi piace arte e la mia scuola è un po' cadente. E arte ti, ti piace disegnare? Sì, molto. Che, che cosa? Qualsiasi cosa? Sei un fumettaro oppure più. No, no più, più, più. più alto, classico, più classico. Più classico. Vai, bravo. Ma andiamo qua, terza domanda. Terza domanda, ciao Marco, ricordiamolo. Il eh, saluto al fratello. Anche in questo caso si ripara della FOS. La FOS A può essere usata come copertura delle discariche. B può essere usata in agricoltura come concime C, può essere usata per la produzione di CDR combustibile da rifiuti, eh, D Nessuna delle tre. Ancora ci prova subito. La D. La D, nessuna delle tre? Perché nessuna delle tre? Perché la fosse è frazione organica stabilizzata, mi sembra. Quindi non può essere usata né come copertura delle discariche, non può essere usata in agricoltura e può essere usata per la produzione di CDR. Nessuna delle tre. Poi si guarda, mi sembra che sia questa. Te che avresti detto? La, o la A o la B. O la A o la B. Comunque, comunque non la D. E regia, che succede alla fosse? Che se ne fa praticamente? La FOS può essere usata come copertura delle discariche. La risposta giusta è la cambio, allunga ancora Levane, si va sul 3 a 0. Allora, ciò che esce dagli impianti TMB è denominata frazione organica stabilizzata, che non può essere usata come abbendante agricolo. Né co ragazzi. Ragazzi, non voglio urlare, eh, che sono brutti da sentire gli urli in tv. A meno che non siamo al processo del lunedì. Che non può essere usata come ammendante agricolo né come combustibile da rifiuti, ma viene utilizzata appunto come materiale di copertura per le discariche. Riguardiamo il punteggio: Levane 3, Castelfranco 0. Già allungato, come vedete. Allora, ciao. Ciao. Che ci dici di te, nome? Ardenis Gassi. E che fai? Nulla. Nulla. Vegeti, sì. Sì. fuori dalla scuola, esci da scuola, vai a casa, sì. e poi. Faccio le lezioni di canto. Canti? Sì. Che... Cantante preferito? Ariana Grande. Ariana ah. Grande. Uh -huh. E poi. Basta. Basta. Dico, non, non, il mio tempo me lo gioco così. Sì. Bocca al lupo. Di qua invece abbiamo Martina. Anche te, se non mi sbaglio, sei la prima volta qua? Sì, sì, Quindi sì. Quindi a questo punto, lo sai, la prima volta ci si presenta. Martina, che fai? Io, una mia amica Martina, ehm, già, di solito ascolto la musica, le mie materie preferite sono eh, ginnastica, non mi piace tanto la scuola, non mi piace leggere, però bisogna ah, fare. La vita, bisogna fare. <ride> per forza. Purtroppo ci sono son torture. Eh sì, <ride> ehm. No, la matematica la odio. Però vabbè, saluto la mia prof. Eh, però quando vai a fare shopping, insomma, la matematica serve, eh? eh sì. <ride> sì, sì, quello sì. E mi piace andare a comprare vestiti, andare a comprare le scarpe. Beh, beh dico, la matematica sai quanto sconto ti fanno. vai saldi, eh? Se mai, mai salvi. eh sì. Hai detto, ascolti musica, cantanti preferiti? No, non ne ho eh, neanche gruppi. Ascolto canzoni straniere, non tante italiane. La mia canzone preferita italiana è Magnifico. E basta. Basta. e basta e siete 3 a 0 bisogna cominciare a far punti eh? eccoci qua domanda numero 4 il fango che scaturisce dal processo di digestione anaerobica ha ah, una frazione solida compresa tra il 5 e il 25% ragazzi si riparte il fango che scaturisce dal processo di digestione anaerobica A. Ha una frazione solida compresa tra il 5 e il 25%. B. Ha una frazione solida compresa tra il 15 e il 25%. C ha una frazione solida compresa tra il 5 e il 15%. D ha una frazione solida fino al 5%. Poi ritardo, eh. Andiamo? Io direi la. La perché la? Perché Dio la. Te l'hanno suggerito, lo sapevi. No, no, lo sapevo. Lo sapevo. Te che avresti detto? Anche te Anche te là. Sei arrivato un po' tardi, quindi vediamo un po' se è arrivato un po' tardi o se c'è il primo punto per Castelfranco oppure Levane arriva ancora. Regia. La risposta giusta è la A! Ha ah, una frazione solida. Cambio per l'ultima domanda di questa prima parte. Il materiale in uscita dal digestore. Ragazzi, silenzio. Quando, quando arrivano le spiegazioni, presto! Arriverà anche un'insegnante severissima che eh, vi darà queste spiegazioni e voi dovrete ascoltare in massimo religioso silenzio. Il materiale in uscita dal digestore è un fango liquido che non è completamente stabilizzato. La materia organica, infatti, non è completamente degradata: con una frazione appunto solida dal 5 al 25%. 3 a 1 il punteggio. Primo punto per Castelfranco. Ultima domanda di questa prima parte e, e ci rispondono da una parte, Alessio. Che fai? Suono i sax bellissimo da quanti anni? Eh, ho iniziato l'anno scorso un'attività pomeridiana della nostra scuola quindi lo fai proprio a scuola? sì, sì. cioè inizia oggi per esempio e ora a che livello sei? ancora alle stesse basi cioè? principiante diciamo 3 quattro note di fila 3, no, no? di più? vabbè un po' di più dai gli assoli già li puoi fare? gli assoli meno quanto ti ci vuole ancora? che ti e... hanno detto? Non lo so, però ancora un pochino mi ci vorrà. Vai in bocca al lupo, perché è bellissimo suonare uno strumento. Di qua abbiamo? Silvia. Silvia. Te invece il sax non lo suoni? No. E che fai? Eh, esco con gli amici in tempo libero e studio. studio. Te studi, hai detto, a differenza degli altri, quindi che cosa ti piace studiare a scuola? Eh, storia. Poi mi piace fare ginnastica e basta. Storia. Periodo storico preferito? La seconda guerra mondiale. Per resto ieri era anche il giorno della memoria, quindi insomma ci sta di, di parlare di un uh, periodo che è stato importantissimo e che, sul quale poi si basa il nostro presente. Occhi al, occhi al monitor. Mano sul pulsante. Andiamo con la quinta domanda. Il digestato acidogenico somiglia al A. Compost domestico B. Compost industriale. C di Forzu, ancora Castelfranco. Um. Dillo, guarda me. Guarda me dillo. C. C di Como? Si. Sì. Somiglia al FOS. Te che avresti detto? La B. La B com com al compost industriale. Che cos'è il compost industriale? Uh, eh è il composto industriale. è il composto, è il composto industriale. Regia, quest'ultima domanda. Dicelo te, regia che sai tutto. È là! È sbagliato, avrebbero sbagliato tutti e due, ma il punto va a Levane. Rimanete, rimanete lì perché vabbè, ormai avete fatto cambio. Ve lo spiego io perché? Perché il digestato acidogenico è un materiale, ragazzi, silenzio, è un materiale organico stabile composto prevalentemente da lignina e cellulosa. E per questo, quindi, assomiglia all'opzione uh, A. Andiamo al punteggio. Al termine di questa prima parte della nona puntata, levane allunga ancora. 4 1 su Castelfranco. Piccola pausa pubblicitaria, poi ci ritroviamo per le domande dalla 6 alla 12. Rieccoci quindi in studio, seconda parte di Per un pugno di rifiuti. Si sfidano la Mocchi di Levane e la Don Milani di Castelfranco. Punteggio fino a questo momento in netto vantaggio per Levane. Come potete vedere anche in quadrato adesso, Mochi 4, Don Milani Castelfranco 1. Quindi adesso le domande dalla 6 alla 12. Per la sesta c'è per Levane... Maggiott. E che ci racconti di te? Mm, niente... Uh, mi piace gio giocare al telefono Cioè giocare al telefono eh, Scarichi I Giochi C'ha lo smartphone eh. E che giochi giochi uh, Calcio Cioè Come funziona? Mm, in che senso? Descrivilo Come una cosa diresti E poi oltre a questo che fai? Mm, niente Niente Cioè studiare no No, no. Mi piace molto ginnastica Solo ginnastica che non c'è da studiare no va bene te invece eccolo qua allora un saluto all'allenatore no si sì, sei... va va bene non saluto saluto. poi voglio salutare Alessia la migliore amica perché perché qui dietro ah, ecco. poi perché me l'ha detto saluta, la. Vai, fai, perché, ciao, perché me l'ha detto lei se no lo faccio ah, eh, eh. se no dopo mi dà la caramella ah ci deve dare una caramella sì è vero poi, poi saluto Poi basta Progetti per il futuro Boh eh, eh. Ti ho messo in, tro in troppa difficoltà Ricorda il tuo nome? Davide Davide Sei pronto per la domanda? Hai studiato? Sì, sì. Vediamo se hai studiato Vediamo se hai studiato Regia Domanda numero 6 la frazione liquida della digestione anaerobica A può essere usata come fertilizzante o essere messa in ricircolo nell'impianto, B può essere avviata a depurazione o usata come fertilizzante, C può essere messa in ricircolo nell'impianto o avviata a depurazione di tutte e tre le soluzioni. Ragazzi che sono pronti. A, B, C o D, silenzio voi da a sedere. Che gli si può fare a questa frazione liquida della gestione anaerobica? Potrà essere usata come fertilizzante, potrà essere avviata a depurazione, può essere messa in ricircolo, silenzio tra, da tutti, oppure magari si può fare tutto. Nessuno che si prende la responsabilità di rispondere, vedo che tutti e due hanno studiato tantissimo. Eh, eh, ragazzi, non, non eh, suggerite, io ritorno a dirlo. Può essere esatto. eccoci qua, ci prova Davide c'è stato un suggerimento dicono no. c'è stato un suggerimento no. c'è stato c'è stato un, un triplo suggerimento da parte il nostro notaio che è di là dalla, dalle telecamere sta osservando, sta osservando questa situazione questa situazio. ah, ecco, avete suggerito anche voi ma non ha risposto allora, se hanno, se hanno suggerito entrambi, dici? C. C. Può essere messa in ricircolo nell'impianto? Avrebbe risposto se no. Può essere messa in ricircolo nell'impianto? Te che avresti detto? La A. Ti avresti risposto la A. Va bene? Avresti risposto la A. Sì. Ti avresti detto che può essere usata come fertilizzante. Regia. Che si fa? È la, è la C. Però ragazzi non voglio. Alla prossima volta vi do un punto di penalizzazione. Eh, lo dico subito. No, alla prossima. L'avviso si fa. L'avviso si fa. Aggiorniamo la classifica 4 a 2. La pro... Ragazzi, silenzio da parte di tutte e due. Da parte di tutte e due. 4 a 2. Mochi di Levane contro Dominari Castelfranco 4 a 2. La prossima volta, punto di penalizzazione o annullamento della domanda. Lo dico prima, prima che risucceda, abbiamo chi vi ascolta. E quindi, io aggiorno velocemente che ehm, la frazione liquida può essere sottoposta infatti a trattamento di depurazione o essere ricircolata nel processo di digestione. Questo è il senso della domanda. Eccoti qua. E allora, prometto, la prossima volta appunto di finalizzazione, parlaci di te e Frank Zappa. Eh beh, mi chiamo Filippo e niente, suono. Boh. E Frank Zappa è un chitarrista dei fine anni 60 e poi è morto. E che cosa suoni? Sono i... Eh, ma non li, con li conosce nessuno. Strumento? Chitarra. Chitarra. E chitarra. chitarra e basso. Chitarra e basso, chitarra e elettrica o... Da quanto tempo? Da, da due anni circa, la classica, e da un po' meno in basso alle eh, bocca al lupo, bocca al lupo per questa situazione. Allora, basta suggerire, eh. che ci racconti di te? No, <ride> io sono IAFO, eh, esco con gli amici a scuola. Le materie mi piacciono, sono storia e geografia. Lì non si suggerisce, però. Eh. No, <ride> io di no. Okay. Storia e geografia, quindi mh, geografia perché? Perché mi piace i continenti tipo l'Africa. Dovessi fare un viaggio, dove andresti? In America Stati Uniti? Mm -hmm. Dove Miami Miami. sta bene, c'è il mare. <ride> ha ragione, ha ragione. Siete pronti per la domanda numero 7? Domanda numero 7. Eh, eh. Sì. No, il problema è che. <ride> Eh, regia, c'è un problema? Avete purtroppo eh, messo la risposta. Questo annulla di fatto la domanda, ormai praticamente non, è, non la possiamo fare, dobbiamo passare direttamente alla domanda numero 8, perché eh, il trattamento meccanico biologico, la vagliatura, consiste nella... C'è eh, nei nostri monitor, come potete vedere inquadrato. Purtroppo eh, la tecnologia è fallace anche in questo. C'è già la risposta, la risposta alla B: te avresti risposto? Penso di cioè, sì. Allora, Ormai ce lo dici, sì, te avresti risposto sicuramente. No, che me lo chiedi, era ovvio. Sapevi. Sapevi. Allora, io vi faccio la domanda numero 8. Dispiace per coloro che avrebbero dovuto rispondere alla domanda numero 12, perché a questo punto, chiaramente, la domanda numero 12 salta. O meglio, sono solo 11 coloro che rispondono. Questo, però, evita appunto il pareggio. Domanda numero 8. I termovalorizzatori preferiscono il CDR combustibile da rifiuti? A ah, rispetto alla frazione secca, ragazzi, silenzio. Perché ha un maggiore potere calorifero? B. Rispetto alla frazione secca, perché ha un minore potere calorifero? C. Rispetto alla frazione umida, perché ha un minore potere calorifero di nessuna delle tre. Arriva, levani. A. Rispetto alla frazione secca, perché ha un maggiore, parotere... perché ha un maggiore potere calorifero? Perché ci diede un combustibile già più selezionato, mentre a frazione secca cioè, ci può trovare anche il vetro e non brucia. Te che avresti detto? Ah. Anche te, anche te, quindi le due opinioni coincidono. Vediamo se a questo punto la risposta è giusta. Perché se è giusta, Levane va sul 5 a 2. Regia, A ah. cambio ragazzi, cambio cambio. Allora, eh, nei termovalorizzatori, mentre vediamo il punteggio, 5 a 2. Ora, eh, peraltro, è pronto il, il video e eh, adesso, ricordo che nei termovalorizzatori o inceneritori si preferisce utilizzare il CDR rispetto alla frazione secca, ragazzi, silenzio, perché è più selezionato e quindi ha un potere calorifero maggiore e viene inoltre commercializzato in pezzature standard, per intendersi il pellet, questo è. allora questa sarà la domanda numero 9, avrebbe dovuto essere la 8, ma avete visto il piccolo problema che abbiamo avuto. Quindi abbiamo per la domanda numero 9, ciao. Ciao, mi chiamo Sakshi e mi piace uscire con gli amici o le amiche. Eh, le materie preferite sono ginnasta e inglese, poi nulla. a Levane, dove uscite? Un po' per, per le vie, così. E studiare per il resto studi tanto? Sì, abbastanza. Dopo la terza media? Mm, credo il socio sanitario perfetto vai di qua abbiamo Sofia che ci racconti di te? siete sotto intanto siete sotto di tre punti allora come si fa? speriamo di riprendere <ride> di vincere che fai nella vita oltre a studiare tantissimo con i amici con lei no in <ride> posti diversi a Casso e Franco dove si esce? ai Giardini in piazza e hobby? altri? no Niente. Posto così, va bene, ti lascio, sei, sei tesa. E prima della, della domanda, ovviamente, il video eh, che riguarda proprio la nostra eh, puntata. Orecchie ed occhi ben aperti perché all'interno di quello che viene detto e mostrato nel video ci sono le due prossime risposte. La prima rispondono le ragazze, via con il video. L'impianto di TBSPA Terra Nuova Bracciolini seleziona sia i rifiuti da raccolta indifferenziata che da raccolta differenziata con il sistema del porta a porta con cassonetti stradali. Oggi parliamo della linea di trattamento dei rifiuti indifferenziati, che si compone delle seguenti fasi: ricevimento dei rifiuti all'interno di un apposito locale, riduzione della pezzatura del rifiuto mediante un trituratore. Selezione dimensionale del rifiuto mediante un vaglio. Da questa operazione si distinguono due frazioni del rifiuto: la frazione secca combustibile o sovvallo, costituita principalmente da carta e plastica, la frazione organica umida o sottovaglio, costituita principalmente dalla sostanza organica. Ed ancora separazione dei metalli ferrosi sia dal flusso della FSL che da quello della frazione organica attraverso due distinti separatori elettromagnetici a nastro. Compattazione in semirimorchi della FSL e suo avvio a destinazione finale a recupero energetico negli inceneritori o a smaltimento in discarica. Igienizzazione e stabilizzazione della frazione organica separata attraverso i seguenti processi: fermentazione accelerata. La frazione organica selezionata è sottoposta a un progetto di biostabilizzazione stabilizzazione, mediante un procedimento di tipo aerobico, all'interno di reattori detti corsie, dove la frazione organica viene periodicamente rivoltata e correttamente areata in modo meccanico, attraverso la macchina rivolta a cumuli denominata Biofix. Maturazione, la frazione organica in uscita dalla sezione di fermentazione accelerata è depositata all'interno di un locale chiuso, nel quale è disposta in cumuli e periodicamente rivoltata tramite pala meccanica. Il materiale viene mantenuto in maturazione per almeno tre settimane. Al termine del processo di maturazione, il materiale prodotto è definito frazione organica stabilizzata, FOS, destinata al recupero quale materiale per la copertura giornaliera nell'adiacente discarica. Ed ora mano sul pulsante perché siamo pronti per la domanda numero 9. Come si chiama? Vediamola. Come si chiama la macchina che rivolta ai rifiuti nelle corsie di fermentazione? Abbio Fix, Bivaglio, Citrituratore di pala meccanica? Sono stato velocissimo perché erano quattro parole, ma effettivamente potevo prendermela con molta più calma. Si chiama Biofix, si chiama Vaglio, si chiama trituratore, si chiama pala meccanica. Lo avete sentito, eh? Lo avete sentito? Eccoci qua la risposta. La D. Pala meccanica? Si chiama pala meccanica. E Che avresti detto? Uh, o la A o la C. O la A o la C dicene una. Ah. La. Avresti detto Biofix. Buttandola là, avresti detto Biofix. Se è pala meccanica è punto per Castelfranco, se non è pala meccanica è punto per Levane. Vediamo un po'. È Biofix eh, la risposta. Cambio. Risposta eh, abbastanza semplice, non c'è bisogno di spiegarla. L'abbiamo sentito attorno al minuto e mezzo. Per, e vediamo anche il punteggio aggiornato, Mochi 6 a uh, 2, visto che le domande sono 11, ormai è già uh, diciamo così, andato il punteggio definitivo. Comunque per questa domanda numero 10 abbiamo... Cristian. Cristian, eh, sai che queste sono domande insomma, che a questo punto hanno un peso relativamente basso, che ci racconti di te? Uh, niente, sono un essere umano. Eh, ci fa piacere che tu lo dica non lo avremmo mai detto però che fai Sono io eh. uh, silenzio ragazzi tra tutti intendi il giorno cosa fai sì durante quando esci da scuola ti metti lì mangi poi studio studi sì. uh, un... tre volte a settimana faccio pallavolo poi gioco alla playstation il gioco preferito uh, minecraft minecraft ormai seriamente eh. Tante diciamo. eh, no, ho capito. No, no, va bene, dicevo, ormai è entrato di moda. Dice sì. Sono eh. un videogiocatore anch'io. Sì, ecco, perfetto, eh. e niente. Basta poi, basta. E poi, poi basta. basta di qua invece abbiamo Alessia. Alessia, a te che ci racconti? Eh, dici, dici qualcosa con questo bel sorriso. Mm. Eh, mi garba, non mi garba tanto la scuola. No, no. no. non mi garba né, li... né il francese né la matematica. Ma dicevo anche alla tua compagna con la, ma con la matematica è importante cioè, quando vai a, a comprare le cose insomma è importantissimo eh. però dice compro uguale eh, sì. c'è la mamma con la carta eh. spende lei esatto, pazienza eh. va bene dopo la terza media censuomani umane a San Giovanni sì bene. In, bocca al lupo. In bocca al lupo andiamo con la domanda anche questa relativa al video Silenzio ragazzi. Il sottovaglio, questo è l'argomento della domanda, il sottovaglio della selezione della frazione indifferenziata rappresenta A. La frazione secca combustibile, B. La frazione organica umida, C. I metalli ferrosi di nessuna delle tre. Con forza, vai. La B. La B, la frazione organica umida. Perché la frazione organica umida? Mi pare di aver sentito sì. O mi sono fuso con vai e sottovaglio, però mi pare di aver sentito sì. E che avresti detto? B. B anche te? Quindi sono stata una questione di tempismo. Vediamo un po'. Aspettate un attimo. Risposta, 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 risposta. È la B! <ride> cambio. La selezione dimensionale, mentre c'è il cambio... Eh, del rifiuto indifferenziato avviene come abbiamo detto tramite un vaglio, il classico eh, dei praticamente dei Colini. Da tale operazione si distinguono appunto due frazioni: quelle che passano e quelle che rimangono sopra. Chiaramente l'umido è quello che passa di sotto, per questo è appunto il sottovaglio. 7 a 2 per Levane che ormai ha vinto, però ricordatevi i punti perché insomma sono sempre importanti in prospettiva della classifica. Ciao. Ciao. Prima volta che vieni qua? Sì, io mi chiamo Jack Deep e le materie che preferisco sono arte e geografia. Arte e geografia. Perché geografia? Perché mi, piace, mi piacciono i continenti. E ti faccio la stessa domanda che ho fatto di là. Dovessi fare un bel viaggio? Anche te negli Stati Uniti, dove a Miami? No, no a New York. A New York. E basta? Sì. Perché sai, l'America è un mondo a sé, da New York a Los Angeles ci sono tre ore di differenza, quindi. Potrebbe, ci sono tante cose da vedere, però New York, sì. New York. Beh, dopo? dopo la terza media, uh, Sociosanitario. Socio sanitario di qua invece abbiamo Nicola. Nicola, Che ci racconti. Sei tranquillo, sorridente? Sì. Avete perso? Vabbè, basta fare i punti ora. L'importante è partecipare, sì, sì. Lo sai che poi, però, diventa difficile nella parte, ragazzi. Silenzio, niente, bruzio. Diventa difficile. Poi nell'andare avanti, perché poi il quarto di finale va vinto. Non basta al Parigi. Eh sì, non basti il pareggio. Si, ne farà sette, tipo. Te che, di te che ci racconti? Eh, gioca a calcio eh, nella Faellese. Eh, saluto tutti i miei compagni di calcio. E poi? Poi eh, basta. Li tempo libero, esco con gli amici. Basta così. Basta così, che sei teso, stai giochicchiando con la nostra postazione. Domanda numero 11: Le ecoballe sono rifiuti da avviare a smaltimento, rifiuti da avviare a riciclo, rifiuti da avviare a incenerimento. Di nessuna delle tre: Sen silenzio, mi sto guardando e sono anche cattivo vanno a smaltimento, a riciclo, a incenerimento, non sono niente, sono delle bugie fantastiche, sono appunto le ecoballe, <ride> vediamo un po', nessuno dei due che risponde, è bello perché tutti e due hanno la mano sul pulsante però nessuno si prende la responsabilità di questa soluzione, silenzio assoluto, vi guardo, continuo a guardarvi. Guardatevi anche reciprocamente, così che nessuno arrivi a suggerire. Rifiuti da avviare a smaltimento? Sono rifiuti da avviare al riciclo? Sono rifiuti da incenerimento? O nessuna delle tre? Tra un po', se nessuno dei due risponde. Eccoci qua, Castelfranco ci prova. La D. Nessuna delle tre. Eh, io, quella che ho letto mi sembra. Che fosse, Che nessuna delle tre fosse. Sì. Te che avresti detto? La D. Non importava prenotarsi la B. Avresti detto: sì. La B. Tu li manderesti al riciclo. Te da nessuna delle tre parti. Regia. Come. Che sono le coballe? Vanno a incenerimento. La C. Avrebbero sbagliato tutte e due. Però, essendoci stata la risposta da parte di Castelfranco, ancora vi devo richiamare al silenzio. Essendoci stata la risposta da parte di Castelfranco, il punto va a Levane. Le ecoballe, ragazzi, silenzio, ormai è l'ultima. Le ecoballe rappresentano l'anello di congiunzione tra processi a freddo e a caldo del trattamento dei rifiuti. Ultime, ragazzi, ultime, ultimo silenzio, via, poi dopo. Vi eh, congratulate, infatti negli impianti di TMB si separa la frazione combustibile che può diventare CDR ed essere confezionata in ecoballe. Riguardiamo il punteggio che avete visto fino a questo momento in sovraimpressione, Levane che ha ormai vinto, ormai si tratta di capire anche con che punteggio. Ultima domanda, ultima domanda, ci risponde all'ultima domanda? Mattias. Mattias, sei pronto per rispondere all'ultima domanda? Sì. Hai studiato? Sì, abbastanza. Nella quotidianità studi? Sì. Abbastanza. Sì, sì. E, e, e che cosa studi? Studio storia, geografia, arte. Matematica? Matematica anche. Matematica ti piace? Sì, abbastanza. Cosa ti piace della matematica? Tutto, quasi tutto. Tutto. <ride> no, dietro non arrivano grandi approvazioni nei confronti dello studio di Mattias. Andiamo di qua. Gianmarco. Gianmarco, te invece... Io gioco a calcio, Niffaella. Voglio salutare. Attenzione ragazzi, silenzio! Voglio salutare il mio compagno di squadra. Giochi anche con lui. Con lui e con lui. E con lui. 4 su 11. Insomma. Sì. Tanto l'allenatore l'ha salutato Davide, non c'è bisogno di che lo salutate anche voi. Insomma. Sì. E poi? Eh, le materie che mi piacciono sono Motoria e Storia. Motoria sarebbe ginnastica. Sì. Cioè. Storia, ormai chi mi dice storia io richiedo un periodo storico preferito. La seconda guerra mondiale o ah, la prima? Meglio la prima o la seconda? la, seconda, la Perché se la studiato ora me la ricordo seconda. mai. Ah, ecco, se l'avete studiato adesso. Bene, ultima domanda, ultima domanda. Ultima domanda. La filiera della raccolta indifferenziata prevede A trattamenti a caldo, B trattamenti a freddo, C smaltimento in discarica di tutti e tre? Potete rispondere? Eh? Ecco, ecco, no, la Bene, vai, dici provo, però non lo so se è giusta io dico la a. non si parte mai comunque con io ci provo però trattamenti a caldo Mattias, tra i tuoi studi ta matti e disperatissimi come diceva il poeta che cosa avresti detto? avresti detto la D, tutti e tre te avresti detto la D, tutti e tre e Castelfranco invece dice la a. la A è giusta o è sbagliata regia? rimanete la eh. D, tutti e tre rimanete Rimani lì, rimani lì Mattias. Allora, perché i rifiuti raccolti in maniera indifferenziata sono naturalmente molto più difficili da trattare da quelli in materia... Ragazzi, silenzio da materia differenziata possono seguire quindi tre strade principali trattamento a freddo, separazione e parziale recupero di materiale e biostabilizzazione, trattamenti a caldo ovvero incenerimento, conferimento, diretto in discarica questo è il punteggio finale 9 a 2 per Levane su Castelfranco voi due datevi la mano con ogni probabilità eh, Levane seconda, Castelfranco terza a meno di clamorosi risultati tra due settimane nell'ultima sfida tra Pergine e... Ehm, e la eh, petrarca di eh, Montevarchi, l'appuntamento invece è tra sette giorni, ancora qua con il girone B. Un applauso da parte di tutti, un saluto da noi.